Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Icaro TG. Vediamo insieme i titoli principali della giornata. Si è spento all'età di 61 anni Antonio Magnani, ex sindaco di Misano dal 2004 al 2009, il cordoglio della sua città. Si è aperta questa mattina alla Fiera di Rimini la 56esima edizione del TTG Incontri. A margine dell'inaugurazione, il presidente di IEG Cagnoni ha fatto il punto della situazione. Dopo 12 anni, Montecopiolo e Sassofeltrio aspettano ancora l'ingresso in Emilia-Romagna. L'ennesimo rinvio ha scatenato nuove polemiche. Il film Sotto il sole di Riccione dovrebbe fare il suo esordio prima in streaming e poi in chiaro. Lo sceneggiatore Enrico Vanzina ci ha svelato alcuni dettagli. Si è spento a 61 anni, dopo una dolorosa malattia, Antonio Magnani, già sindaco di Misano dal 2004 al 2009, ma anche assessore comunale, consigliere provinciale dipendente fino allo scorso anno della CNA. Tanti i messaggi di cordoglio a partire da quello del suo successore come sindaco di Misano, Stefano Giannini, fino a quello dell'attuale primo cittadino, Fabrizio Piccioni, che ne ha ricordato la disponibilità al confronto e la grande umiltà. Per Davide Ortalli, direttore di CNA Rimini, la voglia di Antonio di rimanere ancorato al quotidiano è stata fino all'ultimo testimone del contributo che non ha mai fatto mancare all'associazione, mentre per il presidente della provincia Riziero Santi rimarrà indelebile tutto ciò che Magnani ha fatto e rappresentato. Ore di apprensione quelle vissute ieri dai familiari di un 80enne verucchiese affetto da una malattia neurodegenerativa che nella tarda serata si è allontanato da casa con indosso solo il pigiama. Immediato l'allarme ai carabinieri di Nova Feltra che hanno setacciato un vasto territorio di campagna insieme ai colleghi di Villa Verucchio e San Leo. Fortunatamente le ricerche dei militari hanno dato esito positivo. L'anziano è stato rintracciato a circa 1 chilometro da casa mentre vagava in stato confusionale nel giardino di un'altra abitazione ed è stato accompagnato in pronto soccorso per accertamenti. Un'operazione mirata a quella condotta dalla Guardia di Finanza contro gli affitti in nero. Tra i 54 proprietari di appartamenti scovati dalle fiamme gialle di Cervia, che hanno dichiarato al fisco solo una minima parte se non nulla di quanto intascato dalla locazione, ci sono anche alcuni riminesi. Al termine degli accertamenti, i finanzieri hanno contestato complessivamente 500.000 euro di redditi sottratti a tassazione. E per Italian Exhibition Group, la società che gestisce la Fiera di Rimini, sono attese novità in tempi brevi. Oltre alla partenza del cantiere per i nuovi spazi, anche nuove nomine ai vertici. Il presidente del gruppo, Lorenzo Cagnoni, oggi ha fatto il punto della situazione a margine dell'inaugurazione del TTG. Vediamo. Per Italian Exhibition Group il 2019 sarà un anno da ricordare, oltre che per l'approdo in borsa concretizzato dopo la prima falsa partenza, anche per l'andamento che il presidente Cagnoni preannuncia più che positivo. Guardando alcuni anni fa indietro, quando abbiamo motteggiato attorno ad alcune previsioni che a tanti sembravano esagerate, oggi possiamo presentare sia dal punto di vista della quotazione raggiunta, l'asse mestrale che ha dato risultati ideali nel vero senso della parola, la chiusura del 19 che sarà sicuramente ottima, ho tutte le condizioni per poterlo dire, questa è una realtà che sta crescendo, si sta sviluppando senza strappi violenti da nessuna parte, ma con caparbietà, razionalità, sicurezza e stabilità. Gli imprevisti non sono mancati, come le recenti dimissioni dell'amministratore delegato Ugo Ravanelli. Il nuovo nome potrebbe essere in arrivo. Quando si verificano questi episodi da noi come altrove, è chiaro che si procede immediatamente ad operazioni di sostituzione. Noi stiamo lavorando in questo senso e l'operazione si concluderà molto a breve e non abbiamo minimamente scartato rispetto ai nostri programmi e ai nostri obiettivi. Crescita anche in termini logistici. Per manifestazioni come il TTG gli spazi ormai non bastano e si attende il cosiddetto cupolone sul lato est.
Le dimensioni della manifestazione, lo ripeto, l'ho detto prima, sono ormai tali che diventano incompatibili con le attuali dimensioni. Abbiamo bisogno di realizzare una quota di ulteriore crescita e sviluppo dimensionale con la nascita del nuovo grande padiglione circolare. Sarà una realizzazione anche dal punto di vista architettonico edilizio, un vero e proprio monumento che fa omaggio alla capienza fieristica, mai realizzato né in Italia né in Europa. Proseguiranno fino a venerdì in fiera le manifestazioni dedicate al turismo. Insieme alla 56esima edizione del TTG Incontri, anche il 68esimo SIA e il 37esimo SAN. Questa mattina il taglio del nastro, vediamo. Una manifestazione ad alto tasso di internazionalità con 130 nazioni rappresentate e centinaia di buyer da tutto il mondo, ma che si pone anche come amplificatore delle questioni turistiche a livello nazionale. Il turismo chiede ancora una volta di poter essere trattato come un'industria. Lo chiede il sindaco di Rimini Gnassi e sulla stessa lunghezza il mio sottosegretario Bonaccorsi. Partiamo sicuramente dal piano strategico già esistente, quindi operatività di quello, finanziamento di quello, quindi assi principali innovazione, accessibilità e sostenibilità. Ovviamente si punterà sul binomio per cui l'Italia è prima nel mondo, quello turismo e cultura, ma insomma andiamo a rafforzare questa grande industria del nostro paese con riteniamo importante una riqualificazione dell'offerta, un lavoro sulla cultura dell'ospitalità. Il turismo, visto in tutte le sue anime e al taglio del nastro, insieme alle autorità e ai rappresentanti di categoria, ci sono anche chef, designer e sportivi come Giorgio Rocca, oggi titolare della Ski Academy, uomo di montagna ma anche di tanto in tanto riminese. Ci sono destinazioni che sono più propense ad essere destinazioni turistiche, quindi e sportive. Quello che è la montagna io la vedo come una vacanza attiva dove se vado con la famiglia voglio far sport a tutti. C'è chi può fare sport, chi può fare lo sport più estremo, chi vuole imparare qualcosa, ma se vai in montagna lo vai per fare sport. La Riviera la conosco molto bene perché ho anche una casa in collina a Rimini, quindi ci vengo spesso e volentieri perché se l'offerta a volte non è perfetta, l'accoglienza della gente del luogo è fantastica e speciale e vengo sempre volentieri soprattutto per quello. Dopo 12 anni, Montecopiolo e Sassofeltrio aspettano ancora l'ingresso in Emilia-Romagna. L'ennesimo rinvio al Senato ha scatenato nuove polemiche. Abbiamo fatto il punto sulla situazione a tempo reale col senatore di Forza Italia Antonio Barboni. Ancora un rinvio in commissione al Senato per il disegno di legge che prevede il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro conseguente aggregazione all'Emilia-Romagna. Il referendum col quale i cittadini avevano votato la secessione ormai di 12 anni fa, a differenza di quanto accaduto con i 7 comuni dell'Alta Valmarecchia, la politica però ha opposto molta resistenza. Critiche al nuovo stop arrivano dalla Lega e dal senatore del Movimento 5 Stelle Croatti, ma nel governo non c'è unanimità, spiega a tempo reale il senatore di Forza Italia Antonio Barboni. Ci sono alcuni influenti all'interno, soprattutto del Partito Democratico, che non vogliono concretizzare questo passaggio. L'iter istituzionale è completo ed è stato fatto tutto, comprese tutte le audizioni. Le motivazioni che ci sono state proposte sono francamente risibili, del tipo sono passati 12 anni ma non è certo colpa dei cittadini ma è colpa della politica. Altra motivazione è che alcuni all'epoca erano minorenni, oggi sono maggiorenni, e altra motivazione è che alcuni che avevano votato oggi sono morti. Se avessero detto, dice, allora ci sono in mezzo le elezioni regionali il 26 di gennaio, in questo momento creerebbe una serie di problemi a attuare il distacco, allora sarebbe una cosa un pochettino più intelligente e più logica. Se invece l'idea è quello di, diciamo così, affossarlo definitivamente in commissione, adesso vediamo cosa farà la Lega, perché il presidente della commissione è leghista, siccome Jacopo Morrone si è speso come me su questa battaglia, vediamo cosa riusciamo a combinare nei prossimi mesi.
Dopo l'annuncio di ieri arrivano nuovi dettagli sul film Sotto il sole di Riccione, coprodotto da Netflix e Mediaset. Le riprese, iniziate da un mese, dureranno ancora un paio di settimane. Non c'è ancora una data precisa però di uscita, ma dovrebbe essere visibile sulla piattaforma in streaming il prossimo anno. Lo sceneggiatore Enrico Vanzina ci ha rivelato alcuni dettagli sulla trama e sul cast. Sotto il sole di Riccione è una commedia romantica. Per avere un'idea, è un pochino un rifacimento 35 anni dopo di Sapore di mare, che si svolge tutto completamente, abbiamo girato tutto, gireremo tutto il film a Riccione, e questo film ha un cast tutto di ragazzi molto giovani, ma tutti molto molto famosi nel mondo giovanile, perché sono Lorenzo Zurzolo che ha fatto Baby, c'è Ludovica Martino che è la protagonista di Scam, c'è Fotini Peluso, la compagnia del Cigno, poi c'è Saul Nanni che è un attore meraviglioso bolognese, però abbiamo degli attori che fanno dei ruoli da grandi, fanno i genitori, fanno dei personaggi insieme a loro, che sono Isabella Ferrari, cosa che mi fa molto piacere perché l'avevamo lanciata proprio con Sapore di mare e adesso qui fa la mamma, diciamo fa il ruolo di Virnalisi, è cresciuta, e poi c'è Andrea Roncato che fa un ruolo meraviglioso di un vecchio bagnino Exton Bird Fan, playboy della Riviera, che dà dei consigli a un giovane che non è un po' sfigato, che non riesce a farsi notare dalla ragazza che ama da tanti anni, e poi c'è Luca Ward che è un attore meraviglioso. Sono stati proprio quelli di Netflix e la Lucky Red i quali hanno scelto proprio Riccione perché lo consideravano il brand di Riccione, di Rimini, insomma è un brand internazionale, per cui è una cosa che è facilmente riconoscibile per un pubblico anche straniero. Una grandissima occasione per Riccione, ma anche per Rimini, per in generale la Riviera Romagnola in generale, credo, perché questo è un film che va in tutto il mondo, va in 130 paesi, per cui ci sarà una visibilità enorme, e spero che possa avere dei ritorni anche proprio dal punto di vista turistico e proprio come immagine dei vostri meravigliosi luoghi. Ieri e oggi il World Circuit Marco Simoncelli ha ospitato Libre Driving Experience, nuovo format nato dall'International Bus Expo, manifestazione biennale organizzata alla Fiera di Rimini dedicata ai bus operator pubblici e privati. Dopo la prima giornata dedicata ai drive test, oggi gli autobus sono potuti entrare direttamente in pista per prove su strada. L'evento ha proposto anche diversi momenti di approfondimento e formazione per gli operatori del trasporto passeggeri a lunga percorrenza. È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per essere stati con noi e a tutti voi un buon proseguimento di serata.